Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a un nuovissimo video trash di merda. Perché lo sai quante volte mi chiedono di andare a visionare video trash di merda? Io li faccio, sì, li accontento. Prima di cominciare, mi raccomando, in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook. Andate subito a mettere un bel mi piace. Tempestate di like questo video, come sempre. E il video che andremo a visionare oggi si chiama Ragazza Sclera su Ask. Oh Cristo Santo. In descrizione trovate anche il link di un'altra versione di questa stessa parodia che ho fatto tempo fa. Allora, su ragazza non ho problemi, è quello sclera su Ask che mi fa paura. Via! Madonna beata, ma che cazzo vuoi? Niente, stavo facendo solamente una parodia. Cioè, non è che... Attenzione, satira e ironia. Niente di particolare. Comunque, stai calma, tranquilla, rilassati. Cioè, è partita sparata questa. Ecco perché avevo paura di quello sclero. Nemmeno se uno gli va a dire tipo, ciao, come stai? Parte subito... Ma che cazzo vuoi? È partita malissimo, cioè questa è partita malissimo. Dimmi qual è il problema. Nessun problema, non ci sono nessun problema. Cioè, noi abbiamo problemi, raga. Voi avete problemi, io no, nemmeno loro. Nessuno ha problemi, stai calma, stai. Cos'è che faccio, piango? Ma porca miseria, ma nessuno ti sta dicendo di piangere. Non c'è nessun problema, stai calma. Stiamo facendo una parodia. Glielo volete dire che è una parodia? Glielo volete dire che certe persone non sanno manco che cazzo vuol dire parodia? Ma non ho nemmeno cominciato a fare il video che già subito questa. Ma che cazzo vuoi? Qual è il problema? Non posso! Allora, nessuno ti sta dicendo che non puoi piangere. Cioè, non ti sto dicendo questo. Veramente non sto dicendo niente. È tre anni che ci stavo assieme. Ah, ora ho capito perché è incazzata, raga. È perché praticamente ha 3 anni che ci stava assieme. Non si è capito con chi, però, ha 3 anni che ci stava assieme. Ma io non capisco perché ha 3 anni che stava insieme a lui, ma se la sta prendendo con noi. Assurdo, raga, assurdo. E mi ha lasciato per una sporca puttana. Ma queste sono cose vostre personali. Raga, l'ha lasciata per un'altra ragazza. Però perché te la prendi con noi? Questo mi devi spiegare. Perché ti stai incazzando con noi? Ok. 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 Ok, ok. Ok. Cazzo, ok. Che cazzo vuoi? Che cazzo ti ho fatto? No, ma... sta facendo tutto lei. Raga, sta facendo tutto lei. Cioè, non abbiamo detto niente, sta facendo tutte cose lei. Non so, ti ci vuoi mettere tu qua a parlare? Io avrei tutti i motivi di sto mondo per staccare la faccia a lei e andare a far casino da lui. Vabbè, ma non fare così, tu stai calma e tranquilla, ti ha lasciato per un'altra. Raga, l'ha lasciata per un'altra. Fregatene, te ne devi fregare. Ce ne sono tante persone al mondo, fregatene, non ci pensare più. Anche staccare la faccia a te, perché stai dicendo solo boiate. Ma se ti sto dicendo stai calma e tranquilla, fregatene. Io sto dicendo boiate, ma dove? Ma dove, quando? Ma dove? Raga, ma dove? Ma non ho capito se questa ci sta prendendo per il culo o è seria. Ma no, mi faccio i cazzi miei. Piango, mi fanno domande, rispondo. Ecco, visto che dici questo, una domanda che ti vorrei fare. Perché te la stai prendendo con noi? Dico quello che è successo, non mi invento niente. Ma chi cazzo te l'ha chiesto di dirci quello che è successo? Cioè, non è che te lo stiamo chiedendo noi. Raga, ma voi vi interessa che lei si è lasciata? No, non ci interessa questo. Cioè, fa tutte cose lei, è assurda sta cosa. Spiegami che cazzo vuoi te. Ma non sto dicendo niente, stai facendo tutte cose tu. Che discorso di merda che è. Nessuno ti ha chiesto niente. Nessuno ti ha chiesto di piangere. Nessuno ti ha chiesto la tua vita personale. Se ti ha lasciata, se ti sei messa con un altro, se vi siete lì. Nessuno ti sta dicendo questo. Spiegami. Perché cazzo te la stai prendendo con noi? Spiegami che cazzo vuoi te. Cioè, raga, fare parodie è diventata una cosa così assurda. Cioè, non puoi dire niente che subito. Ma che cazzo vuoi? Che cazzo ti ho fatto? La cosa bella è che di tutto questo discorso non ci ho capito un cazzo io, veramente. Ascoltami, te lo dico con il cuore. La cosa importante è che stai calma, non alzare la voce, non urlare. E urlo, sì, mi innervosisco. Ma porca puttana, ti abbiamo detto non urlare, stai calma, lei è urlo. Perché tutto potete dirmi, ma no ste cose. Ma no ste cose cosa? Ste cose cosa? Stai dicendo tutte cose tu, cosa ste cose? Perché non è colpa mia, io non ho fatto un cazzo. Ma che cazzo ti sta dando la colpa, infatti? Cioè, io non so manco di che stiamo parlando. Raga, raga, è assurdo sto cazzo. Ma non so, prenditi una camomilla, cara. Cioè, stai calma, tranquilla, rilassati, somatizza e parla. Anzi, forse è meglio che si rilassa, somatizza e non parla più. Oh, si è tranquillizzata, vedi, devi stare calma, tranquilla. Oh, hai visto?
Era così facile. Che cazzo vuoi? Ascoltami, vaffanculo. Cazzo, io lo dico una volta, io lo dico due volte, io lo dico tre volte, ora mi incazzo io però. Questo voglio sapere. Ma cos'è che vuole sapere? Io non lo so, che vuole che gli devo dire? Che vuole sapere? Vieni da me che ne parliamo, vieni. Ma perché devo andare da lei? Guarda, Vieni. e se viene la mia ragazza? Non è meglio. Io non ho problemi. Ma guarda, sul fatto che non hai problemi, io metterei un grosso punto interrogativo, perché da come ti comporti e da quello che dici, da quello che fai, mi sa che qualche problemuccio. Piccolo, 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 però ce l'hai, sì. Almeno mi sfogo, urlo. Devi stare calma. Faccio casino, non importa. No, devi stare calma. Sembrerò una bambina, anche sclerata. Non mi interessa, ma almeno mi sfogo. Raga, è arrabbiata in questo momento, la dovete capire comunque perché l'ha lasciata il ragazzo per un'altra. Guarda, il fatto che il ragazzo l'ha lasciata per un'altra, adesso capisco il perché. A tutto c'è un suo perché. Dio. Vieni, vieni, dai, vieni. Non voglio venire, perché devo venire? Io non ho problemi. Raga, ma perché devo venire a casa sua? Vieni. Perché vuoi che venga a casa? Io non voglio venire a casa tua. Vieni da me che ne parliamo, vieni. Ma che cazzo di motivo c'è che io vado a casa sua? Fammi capire. Vediamo. Ah no. Giusto, tu sei super chiol, solo su Ars. Raga, non ho capito cosa ha detto nell'ultima frase. Giusto, tu sei super chiol, solo su Ars. Ha parlato così chiara in tutto il video per l'ultima frase, non ci ho capito una mazza. Ask l'ho capito, non ho capito tutto il resto. Ma vaffanculo. Ragazzi, questo video trash di merda finisce qui. Meno male perché mi stava venendo un infarto, francamente. Cioè, questa se l'è presa con noi senza motivo. E mi raccomando, in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook. Andate subito a mettere un bel mi piace. Altrimenti vi mando questa ragazza a casa che vi riempie di brutte parole se non mettete quel mi piace. Tempestate di like questo video, altrimenti vi mando sempre a casa questa ragazza che vi dice sempre: che cazzo volete? Ma che cazzo vi ho fatto? Che io urlo, piango, ok? Ricordatevi che in descrizione trovate il link dell'altra versione della parodia che ho fatto sempre io su questo video tempo fa. Vorrei non dirlo, ma anche per questo video la morale c'è ed è sempre una. E urlo, urlo, sì, mi innervosisco! Ci vuole Mario. Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+.